Emanuele, poi Sì. proseguiamo con la Roma, perché poi dobbiamo lasciare andare Nicola Legrottaglie che è a Novara, Novara-Catania con Francesco Triolo e credo anche con qualche zanzara a vedervi. Ciao, Buonasera a entriamo. entrambi. Sì, buonasera di nuovo dal Silvio Piola. Nicola Legrottaglie comincia alla panchina questa partita, però in attesa di fermare gli attaccanti del Novara sta iniziando a fermare le zanzare. È impressionante, questi non li fermi perché arrivano dappertutto. E niente, fa caldo e tante zanzare, però mentre giochi, mentre li mangi non te ne accorgi, quindi va bene così. È un campo, uno stadio, questo particolarmente gradito a Nicola Legrottaglie. Qui hai fatto il primo gol con la maglia del Catania. Sì, mi ricordo un aneddoto molto, molto bello. Al mio esordio arrivai con 3 mesi di inattività, con una fascite plantare, non dovevo giocare, si fecero male tutti i difensori e mi ricordo la telefonata di Lo Monaco che mi disse 2 giorni prima che dovevo per forza a tutti i costi giocare. Quindi ho detto come faccio? Non posso giocare. Ho giocato su un campo sintetico, 40 gradi e feci gol. Quindi, e la notte neanche dormii. Quindi. E quella partita la dovevi commentare negli studi nostri. Dovevo venire, sì, perché mi avevano invitato a commentarla in studio da voi, ma purtroppo nel senso mi dispiace per Sky, ma per il Catania fu una cosa positiva e anche per me. Nicola Grottaglia è vostro se avete domande. Ma la domanda è questa: il Catania è stata una delle più belle realtà degli ultimi anni, no? Da Montella con le conferme con Maran. È un anno Poi è arrivato il momento che stavamo complicato questo, nel aspettando senso che è da tutta un Catania che l'estate. riparte senza Gomez e senza Lodi. Siamo pronti a far esplodere il Viola per il Novara Ma è Calcio complicato, lo è, 2013-2014. perché sai, quando fai 2 anni così in crescita devi sempre comunque dimostrare di crescere, quindi hai più responsabilità. Quindi, ma questo non ci spaventa, questo anzi ci dà la carica, lo stimolo per poter fare meglio. Quindi io credo che con gli acquisti nuovi quest'anno, se stanno tutti bene come hanno iniziato, abbiamo intravisto, credo che Catania possa essere di nuovo una bellissima realtà, una sorpresa per questo campionato difficile e nuovo che sta per iniziare. Ecco Nicola, a proposito di novità, abbiamo parlato anche in questi giorni delle nuove regole, del fuorigioco. Tu, insomma, ci riesci a spiegare qualcosa anche di quelle che sono queste nuove regole e queste novità che verranno applicate da questo campionato? Ma sicuramente verranno spiegate meglio perché dette così velocemente neanche riesci a comprendere bene tutto, ma ovviamente lo valuteremo, lo studieremo, soprattutto per noi difensori, perché abituati a fare un certo lavoro, poi i metri, cioè non è che li puoi valutare mentre giochi, quindi questo sarà più difficile secondo me per i guardalinee e per gli arbitri, questo sì che per noi. Noi giocheremo sempre come sappiamo giocare e staremo attenti a fare di più e meglio il fuorigioco. E una notizia di mercato anche, o qualcosa che è sfumato. Sei stato tanto o poco vicino all'Ajaccio di Ravanelli? Ce lo puoi dire ormai? Beh, è stata una bellissima cosa, sai, quando a 37 anni ti chiama qualcuno e ti dice che ancora ti stima come calciatore, che vuole portarti nella sua squadra è qualcosa di meraviglioso. Per me è stata una bellissima vittoria, è gratificante per quanto riguarda il mio lavoro. Io avevo già firmato qualche mese prima per il Catania, quindi io ho detto ovviamente che avrei aspettato il ritiro e avrei valutato tante cose. Ma io a Catania mi trovo bene, ho trovato una famiglia, ho trovato i tifosi mi vogliono bene e mi amano. E quindi se fino a quando la società non mi dirà ok, va bene, non ci servi più, io sto qua a Catania perché ho firmato. Però ecco, questo non, da questo non voglio escludere il fatto che io voglia sempre di giocare. Fino a quando sto bene così, ho voglia di giocare e quindi anche durante l'anno vedremo con la società. Hai voglia di giocare fino a quando? Perché poi insomma c'è anche una carriera da allenatore, potrebbe esserci una carriera da allenatore ad aspettarti, no? Beh, ci sto pensando, sarebbe una bella cosa, sarebbe una bella cosa. Adesso comincerò a prendere anche i patentini, mi servono anche i patentini per fare l'allenatore.
quindi devo abituarmi a questo ruolo, però fino a quando faccio il calciatore e sto bene fisicamente così come sto adesso, preferisco giocare. Poi dopo faremo quest'altra carriera, se Dio vuole ovviamente, e sarò felice di poter continuare in questo mondo. Da futuro allenatore, chi hai visto meglio dei nuovi arrivati? Ma ho visto innanzitutto un gruppo molto affiatato, e questo è importante quando arriva uno nuovo e si trova bene subito nel gruppo, questo fa già la differenza. Ho visto giocatori sia in prospettiva che subito che possono veramente fare un Catania forte. Leto ha grandi qualità, adesso aspettiamo tutti, ecco, che si metta a posto fisicamente del tutto, che prenda la condizione, e io credo che se lui sta bene può fare veramente la differenza. Taxidis l'avevo visto in alcune partite e mi ha impressionato la sua forza fisica, e poi è un gigante buono, è un ragazzo eccezionale, ha un bellissimo carattere, quindi sono contento che fa parte del nostro gruppo. Se guardate alle nostre spalle, se riusciamo a far vedere, la confusione che c'era era la presentazione del Novara poco prima della partita che si è appena conclusa, quindi presentazione con i giocatori chiamati tutti per nome dallo speaker. Penso che da Novara al Silvio Piola per adesso sia tutto. Grazie, Francesco, grazie a Nicola Grottaglie, in bocca al lupo allora con il Catania, e buona partita quella contro il Novara.